soddisfazione per averci invitato, soprattutto per aver invitato Giuseppe Cristaldi, è il motivo per cui siamo qui. Uno scrittore, un autore salentino, parlavamo in macchina con un amico Antonio Calò, forse quello che ci rappresenta senza togliere nulla agli altri è maggiormente il nostro territorio, soprattutto per l'impegno civile con cui tratta determinate tematiche, e lo fa con la sua passione, con una certa sensibilità particolare, soprattutto con una scrittura acuta, una scrittura molto particolare che ti fa emozionare in qualsiasi libro tu abbia scritto. C'è sempre questa sensibilità di fondo che tocca e che poi è quello che si percepisce maggiormente, e la stessa sensibilità la si avverte leggendo Imagineria Unitaria, un libro interessantissimo. Io mi permetto di dire, spero che Giuseppe non si offenda, forse il più bello di tutti gli altri libri, sia per la particolarità della tematica molto attuale, cioè il nome Equitalia fa pensare a quello che quotidianamente sentiamo nei telegiornali, leggiamo nei giornali, sui quotidiani, ma anche e soprattutto per la sensibilità con cui queste storie vengono raccontate. E dopo le altre opere come Il rumore di gabbiani, l'ultimo, Il nefro dei, mi hanno venduto bene, anche quello molto interessante, tocchiamo questa tematica un po' particolare, ma soprattutto dividendola anche un po' in delle storie che poi alla fine si rincontrano, si intersecano, soprattutto nella parte, diciamo, finale, nelle quattro corse, nelle corse, diciamo, del libro. La prima domanda che mi viene da fare, Giuseppe, è che, come credo tutti, quando andiamo in libreria, la prima cosa che facciamo, vediamo che è scritto il libro, ma quello che ci fa capire, cioè che ci attira maggiormente l'attenzione è quella della copertina. Mi interessava appunto che tu la spiegassi, perché forse non è comprensibile a tutti, nel senso, quando tu sfogli il libro e non hai ancora letto il libro, non comprendi poi il vero significato di questa copertina. Sì, e questo intanto buonasera a tutti e grazie per essere, mi sento un attimo di fare una connessione. Lo so, quando si partecipa a questo tipo di presentazioni si avverte più di, io avverto più che una partecipazione in sé, un atto di responsabilità, perché di questo si tratta quando si vuole prendere parte ad una mattanza civile in corso. Io l'ho avvertita come tale soprattutto in Sardegna, perché c'è un suicidio al giorno. Il discorso della copertina è legato al primo titolo, e anche qui ci sarebbe da dire, perché il primo titolo di questo libro è Carne equina, cioè la carne di umana, di Equitalia, e quindi c'è un riferimento alle parti dell'animale, in questo caso soppiantato da una sagoma umana. La lavorazione è stata fatta da Luca, l'ha voluta lui, ho proposto delle foto, ma lui le precluse, aveva una sua idea, perché poi in questa produzione è entrato, indipendentemente dal ruolo ordinario, è entrato molto l'editore, cioè è lui che mi ha detto ad un certo punto, la devi scrivere tu questa cosa contro Equitalia. Ho fatto un lavoro sui martiri del petrolchimico di Brindisi, poi hai parlato dei pignoramenti a Taranto, dei traslochi notturni, di quelle prime forme di elusione della catastrofe giudiziaria, catastrofe per la famiglia, perché non scrivere di quello che accade ora? E quindi è stato fortemente voluto da entrambi, questo ne è il risultato, insomma. Quando, diciamo, il tuo appunto è un impegno soprattutto nella scrittura, nella denuncia di queste problematiche, c'è stato un momento in cui magari stavi scrivendo, se da un lato c'era la voglia di, insomma, denunciare attraverso la sensibilità di queste storie, c'è stato un momento in cui ci hai ripensato, soprattutto su, coinvolgendo anche, insomma, Equitalia, o almeno alludendo al nome? No, questo no, più che altro io ho una sensazione che si è incompiuto. Cioè, la mia volontà è quella di creare come un contenitore, con la scusa del libro, il contenitore di storia. Intanto inquadriamo il libro come ha detto Giampiero, è composto da
5 racconti che poi si intersecano, che hanno a che fare con la deriva vista dall'interno, la deriva di alcuni nuclei familiari colpiti da Epidalia. E in particolar modo anche non solo da Epidalia, ma dalle organizzazioni criminali che nascono grazie a delle meccaniche come quelle di Epidalia. Organizzazioni criminali che reinvestono un capitale sporco per acquisire questi immobili e fare il cosiddetto, una volta si faceva il cavallo di ritorno delle auto, no? Queste puttane di regime, la 1 bianca, si smontava il faro posteriore, il fanale posteriore, si metteva il dito medio nella serratura e si apriva lo sportello posteriore per rubare la macchina. E poi io che la rubavo venivo a te e ti proponevo di recuperarla con un prezzo, il cavallo di ritorno. E qua adesso si fa con gli immobili il cavallo di ritorno. Cioè delle meccaniche, gli ingranaggi come quelli di Equitalia creano i presupposti affinché si generino questi fenomeni criminali dove tu subisci, tu pignorato subisci uno strozzinaggio maggiore, cioè un tasso di interesse variabile, cioè come avvertiti da una forma, cioè come interessati da una forma di munificenza, l'organizzazione criminale rivende a te la casa, ti dice in sostanza sì, l'ho acquisita al primo incanto, mentre tu potevi riacquisirla al terzo per acquisirla ad un terzo del valore stimato, e però la rivendo a te, cioè non ti butto fuori di casa, non ti lascio di casa, sono anche generoso. C'è un tasso di interesse variabile, però ratezziamo, compri la casa sì, la diamo a te, però ratezziamo in questa forbice del tasso di interesse variabile, si generano fenomeni di umiliazione dei nuclei familiari, di vera umiliazione dei nuclei familiari, di violenze, fino anche di prostituzioni, cioè dove il povero malcapitato non dovesse riuscire a rispondere agli obblighi, no? Agli obblighi. Ci si troverebbe di fronte, si troverebbe di fronte alla richiesta della propria donna, alla prostituzione della propria donna. Magari un componente di questa organizzazione può dire: a me piace tua moglie, a me piace tua figlia. Quello in sostanza che si è generato anche a Farabino, che ha creato poi con l'omicidio lì. Questo è in sostanza loro dicevo prima, probabilmente non scriverò più. Questo non lo dico per calamitare l'attenzione, è che non serve. Questa letteratura non funziona. Non ha senso farla. Perché magari non si ha, forse il testo sbagliato, perché non si ha bisogno più della verità. C'era Adriano Soffri che diceva una cosa bellissima. Parlava delle giuste distanze, Mazzacurati fece anche un bel film sulla giusta distanza. Adriano Soffri nel suo libro Chi è il prossimo disse una cosa bellissima, disse: se vedo un cavallo soffrire, soffro anch'io per lui, ferito, soffro anch'io per lui. Dopo un po' però con disinvoltura uccido una formica e non sento più dolore. Se avessi tuttavia una lente, vedessi la formica un po' più grande, avvertirei un certo dolore. Adriano Soffri dice questo, e in sostanza vuole mettere in metafora quello che è l'attenzione dello Stato nei confronti del cittadino. Poi lo scavalca questo discorso e dice: se costruissi una nave in scala, il Titanic in scala, prendessi il modellino per la prua, questo non si spezzerebbe. Facendolo però con il Titanic sì, con la nave a grandezza naturale. Questo per dire che le storie vanno vissute dall'interno, e un pignoramento non è quello che descrivono, cioè il fenomeno giornalistico, l'appropriazione di un bene, visto dall'interno la decomposizione feroce del passato. Cioè, d'accordo, un insolvente deve allo Stato dei soldi, deve pagare, però il meccanismo di riscossione dei tributi è un meccanismo feroce, che non prende in considerazione
il contesto, l'epoca che stiamo vivendo, tantomeno il cittadino in quanto tale, uomo. Questo è il discorso. Io ho provato con una letteratura molto alla Sergio Azzeni. Sergio Azzeni fece una letteratura da registratore, cioè sul fenomeno di Tullio Saba, il figlio di Bakunin, trasferì tutto il parlato di questi uomini, il loro stile gergale, in un libro. Io ho provato a fare questo sottraendomi, cioè venendo meno come autore, quel manierismo d'autore, facendo parlare proprio queste persone, che ho fatto delle ricerche. Infatti il tuo libro è quello, appunto, una sorta di, tra virgolette, o comunque anche di lente di ingrandimento su questo problema, dove molta gente ha paura di parlarne. Infatti ieri proprio con il tuo editore parlavamo di questo fenomeno, che tu proprio rappresentare un motivo anche, ma anche una repulsione, però anche una repulsione. Infatti, non so se te l'ha detto questo. E lui è convinto che da un lato vi sia questo, dall'altro una repulsione delle persone, cioè l'acquistare un libro del genere può, come dire, allumare il soggetto come essere ignorato. Cioè io acquisto questo libro, vivo una vergogna perché magari qualcuno potrà pensare che questo libro sia acquistato semplicemente perché vivo il pignoramento, quindi l'umiliazione e il fallimento generale. Questo è il paradosso, ecco perché facevo riferimento a non scriverlo più. Beh, possiamo anche dirlo che molti hanno preferito non dare molto spazio alla recensione del tuo libro. No, l'hanno ridimensionato. Sul quotidiano si parlava di un non attacco ad Equitalia, ma di un racconto sul senza Dio, sugli uomini a confine di vita. Non è questo, assolutamente non è questo. La paura di parlare, la paura di nominare quel nome che tu hai messo in copertina, soprattutto. Non sono riuscito ad identificare questo fenomeno, cioè sono gli stessi giornalisti che poi l'indomani fanno il servizio sull'uomo che si è ucciso. Allora, io parlo di atti di responsabilità. In passato ho fatto la descrizione della responsabilità civile, per come l'ho accusata, vissuta all'interno del rumore dei gabbiani, no? Dove sei stato anche tu. Cioè, molte persone mi dicevano, ma te è morto qualcuno all'interno del pedocchino che tu in questo livello? Proprio perché la responsabilità civile è un qualcosa di supplementare, cioè è un qualcosa che dovrebbe nobilitare, un qualcosa di acquisito. Io credo semplicemente che la responsabilità civile debba essere un qualcosa, una componente normalissima, da non distinguere, da non caratterizzare diversamente, se non potrebbe essere. Il problema è che alla responsabilità civile subentra l'interesse. Cioè la domanda del cittadino quando tu tratti queste tematiche è magari, ma che interesse c'ha Cristanti a raccontare del petrochimico o di Equitalia? Forse anche questo. Io un interesse ce l'ho. Perché realmente, così come si affronta con il rumore di gabbiani, così come con il rumore di gabbiani, è necessario che si scavalchino dei muri relativamente alla scansione di questi fenomeni di mattanza civile. Faccio un esempio. La considerazione meridionale della malattia, del tumore, lo ha voluto Dio. È meglio non toccare il punto in cui il tizio ha il tumore, perché non si sa mai, non so come sono queste cose, avviene così. Ecco, questa è una realtà inconsapevole, anche una deresponsabilizzazione. Faccio un esempio per tornare al discorso del libro e caratterizzare i suicidi. James Hillman, psicanalista, diceva una cosa bellissima: dove nasce il suicidio? L'essere nella volontà di riappacificarsi, ricongiungersi col mondo, si ricongiunge con se stesso. Quindi anziché fare questo movimento, fa un movimento circolare. Trasferito nell'ambito letterario, questo concetto è semplicissimo. Più che un male, un fallimento individuale del soggetto che poi condiziona, determina l'autolesionismo, si dovrebbe vivere la condivisione di una pena, anche parlarne, cioè. È vero, poi magari è il vicino di casa che compra la tua abitazione per espandersi, però parlarne, cioè avere la consapevolezza che,
cioè quel male è un male ormai diffuso. Lo tengano un po' tutti, tengano questo grumo interiore, tutti siamo interessati. Io ho indirizzato tutte le mie attenzioni, i miei sforzi su questo concetto anche a Cagliari, e proprio per questo dico, io mi auguro che sia incompiuto come libro. A tutti ho chiesto di scrivere la propria storia, di accettare, di raccontarsi più che farsi raccontare, perché quello è un alleggerimento in termini proprio di interiori, spirituali, psicologici. Questo è il mio obiettivo scrivendo. Giuseppe, prima di passare ai personaggi, abbiamo detto inizialmente che il libro è diviso in tre corse più la quarta corsa di ricongiungimento, le tre corse dei protagonisti con la quarta corsa, diciamo, della... E poi c'è la briga sciolta. C'è la briga sciolta che è a parte, però la quarta corsa è la corsa delle donne, dei protagonisti. In realtà io penso che un'altra soluzione, un altro dialogo sia dettata dal valore della donna, dall'impostazione familiare del meridione, ma nettamente matriarcale. La donna che cosa ha in più, cioè in meno? L'amore. Non vive come una macchia un dramma, e all'interno ha un potere di reazione maggiore rispetto a quello dell'uomo che ha costruito magari un nucleo familiare. Non vivendo questo onore, questa auto-umiliazione, la donna può essere in una lucidità tale da reagire senza annullarsi. Questa cosa accaduta in Sardegna, dove ci sono proprio le donne sarde contro Equitalia, che coi forconi si sono messe a sostegno di questi uomini rintanati nella propria abitazione, minacciati dai carabinieri e dagli ufficiali giudiziari per respingerli, e li hanno respinti. Se non altro hanno dato tempo al malcapitato per potersi organizzare di conseguenza. Io credo che risieda proprio nell'essenza femminile la reazione. Oltre a questa, prima di farla, voglio dire due parole anche io. Sì, prima di appunto sentire Antonio, oltre all'essenza femminile c'è anche un grande amore, un senso di conoscenza di fondo nei personaggi. Penso per esempio all'immagine di Paolo e questo grande amore nei confronti della madre. Sì, sì, vabbè, questo ha interessato tutta la mia opera. È il segreto della madre e del figlio, è incomunicabile, c'è un'incomunicabilità di fondo. Forse scrivere anche il desiderio di scendere sempre più a fondo a questo rapporto incantesimo. Io vivo il sviluppo, adesso lo vivo anche di più perché sono a Sassari, vivo a Sassari, mia madre è qui. Poi c'è un'altra componente che è l'umanizzazione dei personaggi. Ora vorrei si pensasse ad un attacco all'Italia, non è questo. È una scansione, è proprio il racconto di questi uomini. L'Italia lo nomino pochissime volte. Non è questo, è l'umanizzazione di tutti, cioè il concetto è di ritorno all'essenza popolare, non al miscuglio, non intesa come il miscuglio di individualismi. La consapevolezza, la sensazione che lo Stato oggi possa esistere nella misura in cui estrometta l'individuo, cioè conduca il suo popolo alla sterilizzazione e al livellamento. Questo è paradossale, no? Allora che cos'è? L'istituzione determina, cioè ordina, come dire, il livello sociale, civile, o lo Stato adopera le istituzioni, determina lo sfruttamento delle persone mediante le istituzioni. Sembra una cosa da poco, però in questo concetto si determina poi la mattanza che stiamo vivendo. No, io intanto buonasera. Io voglio dire due cose. Intanto non so quanti di voi hanno già letto questo libro. Questo inganna un po' il titolo, perché Macedonia Equitalia, si parla di Equitalia, Dio dice, parliamo di suicidi, di cose, tragedie, tutt'altro, secondo me. Secondo me questo è un libro sulla bellezza. Perché? Perché intanto il modo in cui scrive Giuseppe, perché
Io ho letto tutti gli altri libri che ha scritto Giuseppe, perché lo seguo da quando vivo quando è nato, ma quasi. Ed è un onore per me essere suo amico, veramente, vedetemi, perché lui è un talento incredibile. Però in questo libro, secondo me, lui raggiunge una maturità, non so, che io non credevo nemmeno io che Giuseppe arrivasse a questo livello di scrittura e di poesia soprattutto. Io, se qualcuno di voi dopo avrà modo di leggere questo libro, io sfido chiunque di voi, una volta iniziato un racconto, sono 5 racconti, a interrompere il racconto, perché secondo me è, cioè, se uno lo fa perché è impedito da altri eventi, ci sta, cioè, è stata giù dalla luce, è caduto qualcuno già a casa, perché è veramente entusiasmante. E poi una cosa che mi è capitata leggendolo, che lui veramente riesce in questo libro, a parte il fatto che c'è ogni tanto un interpellare il dialetto, che lui usa ogni tanto un termine dialettale che sorprende il lettore, ne sorprende, in modo positivo, no? Proprio ti piace, sta, ti prende proprio. E poi è come se Giuseppe, come se qualcuno praticamente veramente ti toccasse l'anima, cioè ha una delicatezza nel modo di scrivere, anche quando usa un linguaggio crudo, no? Anche quando usa le bestemmie, ci fa sentire proprio il sudore della terra, dello sangue, di tutto, anche in quei tratti della scrittura, cioè è qualcosa di molto poetico, ecco, non so spiegarvi, è molto poetico. Quindi io ringrazio Giuseppe, ringrazio veramente di questo libro. Tra l'altro mi ha fatto una sorpresa. No, no, ringrazio la loro presenza, io ringrazio Giuseppe davvero di aver scritto questi racconti. Mi dispiace averlo sentito dire che forse non scriverà più. Questo... Sì, perché cioè io ho un senso di responsabilità in questo senso, non mi piace che le persone investano su di me senza un ritorno, una soddisfazione. Lupo mi dice è intanto un documento, la realtà è che questo libro intimorisce, cioè molti tuoi colleghi, Gian Piero, questa è la voce che corre in redazione, anche nel TG3 hanno detto, effettivamente le recensioni le abbiamo fatte, sono positivissime, però presentate al capo redattore abbiamo visto un rifiuto netto, e la consapevolezza, cioè una certa consapevolezza del capo redattore, e tutti di comune accordo nel dire, i capi, chi comanda all'interno delle testate, che questo libro possa in un certo qual modo far reagire il popolo violentemente, perché racconta le viscere proprio nell'intimo dello stare al mondo. E allora che ci siamo? Infatti volevo chiederti anche una curiosità più che altro. Con l'Equitalia hai avuto problemi, hai avuto... Ah sì, cioè, infatti, perché... certo. No, cioè, beh, io sono... tutta la mia esistenza, e ho scritto anche un altro romanzo su questo, è caratterizzata da un fatto, un trasloco notturno, cioè come si eludeva una volta il dramma del divoramento. Allora si chiamava Sobite, non era una rete Equitalia, non era centralizzata in questa maniera. Si chiamava Sobite ed era quella la competenza territoriale del Salento, era la Sobite. Interessato da un fenomeno che niente aveva a che vedere con l'evasione fiscale, stando la vita di mio padre, voi che non sappia. La prepotenza mediante la quale queste persone si introdussero in casa mia e, come dire, cominciarono a pignorare, fu qualcosa che mi ferì. Però poi ci fu una cosa che mi entusiasmò: l'elusione di questo dramma. Mio padre mi disse: portiamo via tutto l'arredamento, lo nascondiamo tutto. Quando arriveranno quelli di Equitalia, avremo la nostra risposta. Quando arrivò l'ufficiale giudiziario, a lui comunicò di aver venduto già i mobili ad un altro acquirente a cui doveva dei soldi, presentando fattura. Per cui
questi non riuscirono più ad acquisire l'immobile. Fu qualcosa che nella sì positività, alla fine, nel bel finale, mi ferì tanto. Quella decomposizione dell'arredamento non è la destrutturazione di un pannello di legno, non è la, come dire, la rimozione di uno sportello, di una vetrina, di una cristalliera. È quello che su cui, cioè, è la, come dire, il crollo delle cose su cui hai fondato la tua esistenza. Fu una cosa che mi segnò, mi ferì molto. Ecco perché poi ci sono ritornato. Tu credi che se questo libro avesse avuto un altro titolo, mantenendo lo stesso contenuto? Mi sarei sentito un po', come dire, elusivo, furbo, machiavellico. Carnequina, ad esempio, era l'altro titolo. Sarebbe stato Carnequina, ma Carnequina è troppo metaforico. Avevamo, ho la convinzione, che questo sia un libro da considerare in una miscela ibrida, cioè questo libro rende ibrida la miscela del resto delle produzioni letterarie, perché questo libro in una libreria è un qualcosa che non ci sta, questo titolo in una libreria non ci sta. E perché ce lo mettiamo in questa libreria? Proprio per il primo lettore, per il lettore neofita, che non avendo mai letto si senta poi in diritto di compiere anche lui questo atto di responsabilità, o magari voglia saperne di più sul suo conto, sulla propria storia, quindi raccontarne un'altra, aggiungersi. Questo è il discorso del titolo. Io leggerei qualcosa. Vi leggo un tratto del primo racconto, diciamo, lui li chiama corse, questa è la prima corsa. Ovviamente vi leggo solo un pezzetto perché racconto il racconto, quindi penso che leggerlo tutto, insomma, dovremmo stare un'altra oretta qua. Il panettone a Natale. Così, per dire, per fare capire alla delegazione che sta su, come un cuore ce l'abbia anche il datore di lavoro. Non dico imprenditore, proprio per non creare quel distacco che infuocherebbe l'amore che ho sempre avuto per i miei ragazzi. Mezzo pane a me, mezzo a te. Rocco sono. E anche la mia identità ha un sapore, specie osa, che la forse. Il suo stesso passo immobile, il galoppo che giace nei campi, fermi a mezz'aria, come un'unica piuttosto. Gli ulivi lo sanno. Gli ulivi, io li vedevo come contabili dei respiri, stretti intorno ai loro nomi, con il folto della chioma che guardava e ancora guarda la fatica di noi altri. Io queste cose a mio padre non seppi mai confessarle, perché i contadini non fanno la poesia, si fanno la poesia nelle tasche sbondate e nemmeno se ne accorgono. I contadini sorridono quando le vene degli avambracci somigliano alle radici dei loro alberi, ma vanno a spiegare a questo asfalto che ci passa accanto. Fallo spiegare perché scrivi un biglietto, perché proprio ora ritorni a un naufragio di tuo padre, ai calli dei tuoi operai, al respiro che fa la tua terra rossa. Rocco sono, è il mio nome, insieme alla mia identità ha un sapore, anche la vergogna ha un sapore, specie quando stacchi l'orecchio dalla terra. Quando uno stacca l'orecchio dalla tua terra, si guarda indietro. Dopo una tale fatica, non si aspetta niente. Si aspetta due famiglie, la propria, gli occhi di fiume, di una mugliere, il mare grosso del fiume, e la famiglia degli operai, ma mai niente che ho visto io. Sì, e anche ora, se mi guardo indietro, con tanta fatica, vedo solo niente, come se non avessi fatto un cazzo, niente di niente, buio per lì, notte da rimestare come un brodo avanzato. Eppure, le persone sono tutte lì, ogni giorno a dirmi che la crisi è un passaggio di trebbiatrice, che la stagione cangerà, che la terra cangerà respiro e risorgeremo, per Dio, risorgeremo come sempre ha fatto questa azienda nei momenti di difficoltà. Se sono qui ad accendere il neon delle serre, non è per una
concessione straordinaria di quei mangiapane a tradimento dell'enimo. Capirete che la volontà di avere luce non si può ridurre a un contatore di kilowatt con l'appendice sartoriale appresso. Se sono qui a illuminare le piantuzze che si muovono a pigrizia, un motivo c'è. Io una ninna nanna, come si deve, ce la voglio sussurrare a queste neonate verdi. Sono figlie mie anche loro, se ci rifletti, come i miei operai, né più né meno. Mutano solo gli occhi. Le piante ti nascondono lo sguardo, gli operai ti mettono le pupille a penzoloni. Io una ninna nanna ce la voglio sussurrare a tutti. È un congedo giusto. Non raccontando queste piantine, quando la notte batte il tacco e i neon pompono come mammelle di vacca, uno si perderebbe qualcosa. Sarebbe meglio riservare a ogni vita, sia pure microscopica, un riguardo, un saluto particolare. È per questo che ho acceso il neon. Stasera, sul ciuffo di ogni piantina, poserò un pezzo di carta. È un testamento intimo, un'intimità verde da custodire anche dopo il clamore dei giornali, dei parenti, della politica e di tutte queste culone che accavarono le cosce in TV per dire che così e cos'ha senza saperne una minchiaretta. Da un'ora sono rinchiuso nella serra più grande, ho acceso tutte le luci e scriverò alle mie piante per la notte che mi rimane. Mi leverò le scarpe e i calzini perché c'è bisogno di nudità quando si tocca l'intimo, e la terra rossa a pensarci è sempre lì a servirmi la sua intimità, perché non ha altra esibizione lì fuori della propria nudità. Stasera sarà il nudo col nudo, un contatto ultimo, lontano dai baglioni quotidiani. Qualcuno potrebbe accorgersene prima dei miei operai, perché se in una casa manca un crocifisso, se ne avvedono tutti. La buonanima di mio padre diceva che un crocifisso in casa necessita prima del pane per due motivi: per una questione di rispetto e perché se qualcuno di noi bambini si fosse fatto cadere anche solo una mollica e Gesù si fosse offeso, lo avremmo visto immediatamente. Mica chiacchiere, ce l'avevano lì in prima fila accanto all'orologio con l'uccello finto, con la sarmenta d'olivo ficcata nella schiena. Povero uomo, era già benedetto di suo e si ritrovava a spartirsi la croce con ramoscello benedetto, quasi che in due potessero rafforzare la protezione della mia famiglia. Ho voluto proprio quel crocifisso con me stasera, perché un discorsetto bisogna farsi prima di cominciare. D'altra parte, non è che intraprendere una strada significhi solo percorrerla a testa bassa. Intraprendere una strada delle volte può dire costruirsela granello su granello, ed io mi sono portato la croce per chiarire ogni cosa nel tempo giusto, senza equivoci e senza un parroco ingobbito che dica di no alla mogliere mia il giorno che qualcuno mi trainerà verso la benedizione. Lo vedeste in questi momenti il mio crocifisso tutto nudo e senza tetto? Mi verrebbe di farlo sedere accanto alla mia disperazione. Ma possiede quella fissità millenaria, quella severità arcana che fai fatica ad associare alla misericordia. Sono religioso, bisogna essere qualcosa, oltre che un contadino eletto all'umanità. Però questo è, e non posso fare a meno di tenermi in un pugno questo corpo di Gesù fino a perdere entrambi i respiri. Ora cercherò di staccarlo dalla croce e di coprirlo con la torba concimata. Tra poco partirà l'irrigazione temporizzata. Magari domani, quando gli operai arriveranno, sarà cresciuta di smisura e non avremo bisogno di altri altari o di un parroco ingobbito che dica di no all'amata mia. Funziona così. Ma dopo, questi neon mi attorcigliano gli occhi. Pazzesco. Mio padre aveva sempre questa esclamazione, come una virgola ignorante. Col tempo ho capito che pazzesco sarebbe potuto essere il marchio di un sottoinsieme umano, come l'attenti militare o la sigla di un telegiornale. Pazza Dio. E mio padre operava nel ventre della terra rossa, un occhio all'orario del sole e una botta al motorino dell'acqua, dal pozzo al finale,
dal niente alle pendole dei pomodori che ti vedevi crescere, le polpastrelle, manco fossero stati i calli delle mani affiliate. Fazza a Dio, lasciare che facessi Dio. Uno che ha la religione in corpo, che ha la religione in corpo, che ha pure la speranza che soverchia, non importa che questa muoia un istante dopo, ce n'è sempre una di scorta, migliore della precedente. Mettiamola così. È un trucco che regge. È un trucco che anche io ora non voglio indagare col mio scetticismo disperato. Fazza Dio era mio padre contro luce. Era tutto il suo non detto, in un colpo solo.